Carissimi amici, buongiorno a tutti. Circa un anno fa, proprio il 26 aprile dell'anno scorso, pubblicai il primo video di rasatura con Müller 89 che oggi ripropongo e usavo le Persona Platinum. E allora, a distanza di un anno, ripropongo lo stesso setup con una mano diversa e una faccia più vecchia e con un sapone nuovo che è quello che vi ho mostrato stanotte, che è nato ieri ed è giunto il momento di metterlo al lavoro. Visto che è costato lavoro crearlo, adesso lo provo. Eh sì, sono un po' emozionato, certo, perché questo nuovo sapone, vediamo un po' come si comporta. Intanto armo il rasoio con queste Persona Platinum, ecco qua. Persona Platinum, ragazzi, il sapone MDL, c'è il TFS, adesso ci sarà l'MDL. Adesso lo uso io, poi vediamo, eh. Vediamo prima com'è. Se Moog 830 per battezzare questo rasoio, questo scusate, sapone duro. Sapone duro MDL. C'è da fare il sapone, cari amici. Sappiate che non è facile. E battezziamo questo sapone. La schiuma sembra morbida, eh? Questo sapone è ricco di oli, vegetali. Pensavo addirittura facesse meno schiuma, vista la quantità di grasso presente all'interno, ma vediamo un po'. Ci ho messo addirittura più acqua del necessario. Adesso vedo di tirarlo un po'. Sono emozionato perché sta facendo della schiuma. Non tantissima. Però si sente il profumo del gelsomino e qualche sentore di tabacco di fondo c'è. Sapone artigianale. Naturalmente farò degli upgrade del prodotto. Questo sarà, cos'è? L'MDL 1.0.
Addirittura messo a dura prova con il montaggio praticamente a secco, che è difficile per un sapone, eh. E vediamo un po'. Vediamo un po' con si è già praticamente smontato il sapone. Dovrò fare presto un upgrade, ma immediato, eh. Immediato perché si è smontato, eh. La prima prova su campo mi smonta il sapone, ma riproverò. Riproverò. Allora, ero arrivato a questo punto. Si smonta visivamente, eh? Sì, visivamente, amici. Necessita quindi un upgrade questo primo sapone. Magari necessita solo di più acqua, però non credo. No, ma rivedo la ricetta. Genuino è genuino, però si smonta. Eh sì, eh.
andiamo aggiungendo sembrerebbe che con più acqua monti meglio. Però bisogna vedere anche quanto dura il montaggio. Ma farò degli upgrade molto presto. Intanto con un po' più di acqua ho visto che monta meglio. Sì, perché la presenza comunque dei grassi ha bisogno comunque di un montaggio più scrupoloso. Cari amici, e anche la seconda passata si è conclusa. Si è conclusa utilizzando il mio sapone, che però MDL non mi stai mica facendo fare una bella figura. Però il gelsomino si sente tanto. Vediamo la terza mano di stucco. Però mettendo più acqua vedo che produce già più schiuma. Sì.
Questa qui è un video di è un test sul sapone, più che una sbarbata, eh. Bene. Contropelo. Sì, ma comunque si smonta. Vedo che si smonta. Si smonta. E noi lo rimontiamo allora. Rimonteremo la ricetta. Bene. Ecco che la barba si conclude. Il sapone è riuscito a giungere al termine della barba. Dopo un anno, amici, dopo un anno del canale, si ripropone lo stesso setup con Mueller 89 e la lametta. La lametta Persona Platinum, che ha fatto il suo discreto lavoro. Il sapone mio artigianale è ancora alle prime armi, fa
Però nonostante tutto, la rasatura è venuta bene, insomma. Sì, non è male. Non è male, cari amici. E poi cosa dire di questo sapone? Dunque, necessita di un upgrade molto pesante, radicale direi, però lo farò molto presto, in modo da andare a modificare lo schiumaggio e sicuramente la durata del montaggio. Quindi sono due elementi da correggere. La fragranza, direi che non c'è quasi nulla da correggere. E farò un upgrade, appunto. E poi sono contento perché comunque a distanza di un anno, oltre al canale della rasatura, esce fuori un prodotto anche un prodotto artigianale. La colonia che ho usato un anno fa era l'Alvarez Gomez. Questo è il limoncello puro. Ah, buonissimo. Alvarez Gomez. Questo è veramente una colonia fortissima. Fortissima. È limone puro. A chi piace il limone, mettiamone ancora un po', mi ubriaco per festeggiare la nascita del sapone. Ecco qui. E poi metto un po' di Rivita Lift. Rivita Lift, così. Ecco, mi rivitalizzo. Ma cari amici, che dire? È stato un piacevole test, no? Almeno ho visto sul campo direttamente il sapone nato ieri e già non va bene, insomma, già non va bene. E beh, è chiaro, cioè, quindi penso ai produttori, quelli seri, quelli che lo fanno di lavoro, insomma, bravi, bravi, perché fare un sapone da barba non è affatto semplice. Anche se ci si applica come ho fatto io, è sempre molto difficile. Poi esistono addirittura saponi in commercio che hanno grandi problemi, eppure sono in commercio comunque. Quindi, pur non essendo facile produrre un sapone, non è per nulla facile rimanere poi sui mercati, no? O comunque anche con delle pecche, come tutti i prodotti hanno, andrebbero corrette e non è facile farlo, perché bisogna intervenire in modo da non andare a modificare troppo il prodotto, le profumazioni e quant'altro. Per ora io sono contento così e vedremo in futuro con i prossimi upgrade del sapone come si comporterà. Bene, cari amici, il test di oggi si conclude. E buona giornata a tutti e ciao da Mauro e dal canale della Rasatura del Neofita e a presto per un nuovo video. Buona giornata!